Ciao ragazze, nuovo video outfit e questo sarà un outfit del sabato sera, quindi volevo farvelo vedere perché è un attimino più particolare del solito. Sabato sera tranquillo ovviamente. Partiamo dagli accessori. Indosso questo orologino, che è l'orologino solito Casio che ho acquistato un paio di settimane fa e che metto sempre praticamente. E poi indosso questi orecchini, che sono degli orecchini pendenti, molto molto carini, bordeaux, rosso scuro, che si intonano e riprendono un pochino la gonna. Sono molto carini, questi qua li avevo presi dai cinesi, in un banchetto forse, li avevo pagati 1 euro se non sbaglio, e un po' ingarbugliati, e mi piacciono veramente tantissimo, e secondo me stanno molto bene con questo outfit. Poi, proseguendo con gli accessori, indosso questa sciarpettina, che è una sciarpina simile Disegual, quindi richiama molto le fantasie che usa la Disegual quando fa le sciarpe, cappotti, maglie, vestiti, gonne. E questa qua l'avevo presa al mercato a Brescia, ve l'ho fatta vedere in un video haul e l'avevo pagata solo 1 euro, molto molto carina, molto calda, ne ho presa tipo 3 con 3 fantasie diverse, e oggi ho scelto di mettere questa che richiama un po' il bordeaux. Poi sempre con gli accessori. Ok, così si vede qualcosa, sono fatti così appunto, tutti così lavorati un po' texani col tacco, ma restano un pochino più fini. Mi piacevano abbinati con questo look perché, non lo so, mi fa molto polacca, qualcosa del genere, un look un po' così polacco. Poi passando con l'outfit, ho fatto i capelli così mossi, ho usato il ferro e poi li ho un pochino mossi con le mani. Se vi interessa vi potrei fare anche un tutorial per farvi vedere, perché questo ferro qua è fantastico e li fa proprio così la prima passata, è molto molto efficiente e durano anche a lungo. E indosso allora questa magliettina, che è una magliettina nera, così tessuto sintetico, niente di che. La cosa particolare che ha, che non si vede forse neanche, sono queste cernierine così dorate. È una classica magliettina nera che uso anche quando metto le gonne a vita alta, di modo che essendo un pochino corta, non ingombrante, diciamo che non fa l'effetto fagotto. E poi pezzo forte dell'outfit, ve lo faccio vedere qui, non so se si riuscirà a vedere qualcosa, comunque è questa, via lontano, questa gonnellina qua, che è una gonna midi di quelle che vanno di moda quest'anno, che ho acquistato oggi pomeriggio, ed è di questo bellissimo colore borgogna, colore magenta, no, più un borgogna, un bordeaux che tira sul rosso, e è bellissima secondo me, a vita alta. Vediamo se riesco a farvela vedere. Sempre qui lontana, ecco qua, è così proprio a vita alta, classica gonna midi che viene giù larga, ed è secondo me molto molto carina. Questa qui l'ho trovata dai cinesi qui vicino a me e l'ho pagata soltanto 13,90 euro. C'era anche nel nero e mi piaceva molto anche nera, però poi alla fine l'ho presa così, che è un pochino più particolare. E niente, poi sopra metterò una semplice giacchettina nera di pelle, in finta pelle, e la borsa devo ancora vedere, devo andare a scegliere, comunque sicuramente una borsa sul nero, sul bordeaux. Spero che questo outfit vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!